E ancora lui, l'inno della Champions, che suona per un quarto di finale dove ci siamo anche noi. Dobbiamo provarci, anche se il Napoli non sarà quello che abbiamo visto in campionato. Ma ora dobbiamo provarci nella Champions. Sentite lì San Siro come carica, ragazzi. È il momento di Milan-Napoli, andata di quarti di finale di Champions. Partita importantissima. Non andrà come in campionato, scordatevelo. Questa è un'altra competizione. Un altro Napoli. Un'altra partita, dai ragazzi. Giava, come la vedi questa partita? Ce la farà il Milan a vincere? Oppure dominerà il Napoli? Non la vedo molto convinta sul Milan. Che la Giavina ci porti fortuna anche nel cuscino. Si comincia, ragazzi, si comincia. Quarti di finale di Champions League. Forza. Oh, mamma mia, che rischio! Dopo un minuto, un rischio clamoroso. Cosa abbiamo combinato in difesa? Avevo detto che sarebbe stata un'altra partita rispetto al campionato, ma non mi aspettavo l'inizio così. Krunic qua, una leggerezza incredibile. Mamma mia, dopo una mezza chiusura di Kier, Krunic, anziché dar via la palla, la passa praticamente. Se non l'ho visto mai, non so chi acquara, chi tira botta sicura, salvataggio sulla linea. Ragazzi, però sveglia, non buttiamo nel cesso un quarto di finale al primo minuto della partita d'andata, per favore. Sì, è stato Krunic a salvare sulla linea dopo che è stato Krunic a sbagliare su quel passaggio. Però ragazzi, quel passaggio lì è da galera, ci è andata veramente bene. Meno male che Krunic ha rimediato, però quell'errore sarebbe proprio da non fare, non da fare e poi rimediare. Comunque è andata bene. Tiro di Anghissà, Maignan la smanaccia in angolo. Ragazzi, stiamo soffrendo molto in questo inizio di partita. Napoli ci viene a prendere alto e noi non riusciamo a uscire al momento. Ancora un'occasione per il Napoli, ragazzi, basta però, Di Lorenzo di testa, alto di poco. Adesso però svegliamoci, 4 minuti e già 3 occasioni per il Napoli, O ci svegliamo o ci svegliamo. Brahim, che giocata! Oh, non è fallo. Bravo Brahim, bellissimo giocato sulla fascia, mi ha ricordato molto quella che aveva fatto in occasione del primo gol contro il Napoli in campionato. È andato via Mario Rui benissimo, poi bella giocata di tacco per darla a Bennacer e poi fallo subito. Dai, svegliamoci, dai. Zielinski! Ancora Maignan a parare, ancora una volta nella costruzione dal basso sbagliamo e regaliamo palla al Napoli. Troppi rischi. Colpo di testa di Lorenzo, sembrava innocuo, invece quasi sfiora la traversa. C'è una fatica immensa a uscire dalla nostra tre quarti. Il Napoli ci pressa altissimo e noi non troviamo mai le vie d'uscita. Continuando così c'è il rischio di fare altri errori in disimpegno e concederle altre occasioni. 22 minuti di gioco. Al di là delle occasioni che il Napoli ha avuto e noi ancora no, la sensazione è che noi facciamo una fatica immensa a uscire dalla tre quarti, ci schermano tutti i passaggi, invece il Napoli arriva molto facilmente vicino alla nostra area e si spiega il perché finora le occasioni le hanno avute solo loro. È normale, stanno sicuramente interpretando molto meglio la partita per ora. Vai Leo, che spazio! Leo fuori! Cazzo, no! Leo ha fatto tutto da solo dalla nostra tre quarti. Il tiro di sinistro è uscito di pochissimo dopo una partita tutta di sofferenza. Leo ha sfruttato la sua arma migliore. Tra l'altro è partita il suo contropiede con un colpo fortuito di ginocchio. Ma poi solo davanti al portiere è uscita veramente di, non so, 20 centimetri la palla. Non lo meritavamo mai di andare in vantaggio, però questa occasione è stata grossa, peccato. Bravo Diaz, che giocata! Mamma mia Diaz! Dai che c'hai Leo lì, dai che c'hai Leo, passagliela! Dai, Bennacer!
Rete! Rete! Gol del Milan! Non ci credo! Ciao, ma non ci credo, ha fatto gol il Milan, facciotta! Su una magia di Brahim Diaz, sempre lui contro il Napoli, sempre lui! Grande Brahim Diaz, e alla seconda occasione della nostra partita la mettiamo dentro. Ora calma, calma, perché finora è stata una partita molto sofferta. Non meritiamo di essere in vantaggio probabilmente, ma va bene, perché bisogna sfruttare le occasioni e ci vuole anche la giocata del singolo per rompere la pressione alta del Napoli. Che giocata di Diaz, che poi non la dà benissimo a Leao, che però sempre Diaz, in maniera forse fortunosa, dovrei rivederla, riesce a appoggiarla per Bennacer. Non so se Diaz ha voluto fare quella giocata per Bennacer in maniera volontaria o voleva, secondo me voleva portarsela avanti. Comunque gli è riuscito un assist fantascientifico per Bennacer, che l'ha messa in porta. Ora calma ragazzi, la partita è lunghissima ed è solo il primo round, ma dai! No, Teo, stai calmo, non fomentiamo i contrasti. Teo che va a esultare in faccia a Lozano. No, Teo, calma, è ancora prestissimo, calma, non ci fomentiamo troppo, calma, per favore. E ora San Siro, come canta San Siro adesso? Direi che è giusto, dopo un primo tempo molto di sofferenza, essere in vantaggio è veramente una situazione fantastica e fanno bene a cantare. Gli 80.000, i quasi 80.000 di San Siro. Giroud, Tonali! Oh, tiro deviato, calcio d'angolo. Grande palla difesa da Giroud, che l'ha servito a Tonali, che aveva tirato nell'angolino. La deviazione di Lorenzo, decisiva. Calcio d'angolo, dai ragazzi, dai che è un buon momento, dai. C'è una facciotta lì dietro, già va. C'è una facciotta appoggiata lì dietro. Kier! No! Traversa! Non è entrata la palla, non ci credo, non è possibile. Non è entrata. Traversa riga deve essere stato. Non ci credo. Kier ha avuto un'occasione colossale per il 2-0. Traversa. Credo traversa riga. Ragazzi, non ci credo. Mancava un minuto alla fine del primo tempo. Quanto sarebbe stato importante chiudere il primo tempo addirittura in vantaggio di 2-0. Ora voglio vedere quel colpo di testa di quanto non è entrato. Giava. Che occasione per fare il 2-0. Cioè, veramente, era un'ipoteca importante. Fai bene a sbadigliare, Giava. Fai bene a sbadigliare. Fai bene te a sbadigliare, già, che peccato. Match di ritorno, vi ricordo, fra 6 giorni, giocheranno di martedì il ritorno. È finito il primo tempo. Fine del primo tempo. Un primo tempo molto sofferto fino alla mezz'ora circa, quando c'è stata l'occasione di Leao. Da lì in poi veramente il Milan ha preso pian piano campo. L'occasione di Leao, il gol segnato, la clamorosa occasione con la traversa di Chier per il 2-0. Vediamo come andrà il secondo tempo. Un primo tempo che, per come si era messo, va benissimo come è finita. Ma quel 2-0 mancato. Inizia il secondo tempo. Ragazzi, mi raccomando, stiamo vincendo 1-0. È un buon risultato, ma continuiamo a crederci, perché comunque le occasioni le abbiamo avute e le avremo ancora. Nonostante il Napoli ora spingerà ancora di più nel pressing offensivo per cercare almeno di pareggiare i conti. Si comincia col secondo tempo di Milan-Napoli. Dai ragazzi, forza! Guarda in mezzo verso il colpo di testa di Alba Skomagnan. Riesce a prolungare, era stato tratto quasi in inganno. Fatto un passo indietro, Magnan ha risolto, calcio d'angolo. Attenzione a Kvara, che prova a saltarli tutti. Calabria lo chiude in angolo. Bravo Calabria, dai. Di Lorenzo, controllo e tiro, deviazione! Mamma mia! Il tiro di Di Lorenzo è stato deviato, visto Magnan fermo per un attimo, ho avuto pure che il tiro fosse stato deviato in porta, invece esce. Attenzione, il Napoli adesso sta spingendo, già 2 o 3 volte che mette i brividi a Magnan. Che giocata di Diaz ancora, Diaz contro il Napoli si trasforma sempre.
come in campionato sta facendo una partitona anche stasera. Gran dribbling su Mario Rui. Bravo Calabria che chiude Kvara, che si era bevuto Kier, stava per andare in porta. Arriva Calabria, dietro lo ferma. Calabria molto bene finora stasera, anche perché ha un cliente difficilissimo come Kvara, e per ora lo sta riuscendo a tenere bene. Allora entra in campo Salma Kers, esce Bennacer probabilmente perché ha ammonito. Che dire, speriamo che Salma Kers entri in campo come è entrato contro il Napoli in campionato, che era in modalità Lionel Messi. Attenzione, 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 secondo giallo e rosso per Anguissa. Attenzione, questo potrebbe essere una cosa che cambia completamente sia questa partita, anche se mancano 17 minuti di recupero, ma soprattutto il ritorno, perché Anguissa non ci sarà nella sfida di ritorno. Attenzione. Sì, mi sembra che Anguissa abbia colpito Teo nel tentativo di arrivare sul pallone, è stato anticipato da Teo, quindi a spanne il giallo mi sembra giusto. Sandro, qui la cosa più facile è fare cartellino giallo, perché è vero che c'era anche la palla, però quel prende Teo che sarebbe andato in velocità sulla fascia, e quindi secondo me ci sta il doppio giallo. Anche Calvarese dalla regia conferma che è giusto il doppio giallo. Adesso però, ragazzi, dobbiamo provare a sfruttare questo vantaggio in questi ultimi 15 minuti per recupero. Dobbiamo provare a sfruttarlo, perché un uomo in più, fare un altro gol veramente sarebbe importantissimo in vista del ritorno. Salma Kers, di nuovo la serpentina, madonna. Salma Kers ha provato come in campionato a saltarli tutti. Quando vede il Napoli prova sempre ad accendersi Salma Kers, li vuole saltare di nuovo tutti. Leao in velocità, entra in area, a rimorchio, sbaglia il passaggio, ma Krunic sbaglia il tiro. Cazzo, un momento di grossa pressione nel Milan, peccato, abbiamo avuto due o tre occasioni potenziali molto importanti. Alla fine si chiude tutto con un tiro sballato di Krunic. Bravo Calabria, che era stato saltato da Kvaratskhelia, poi però è riuscito a ritornare e ha guadagnato anche fallo laterale. Bravissimo Calabria, si vede che Kvara ha più... ovviamente qualità è l'uno contro uno, ma Calabria è caparbio, riesce bene o male sempre in qualche modo a limitarlo, anche quando viene saltato. Giallo per Kim per proteste, ed era diffidato, anche questo è importantissimo. Kim che protesta in maniera esageratamente plateale e salterà anche lui il ritorno. Attenzione, queste sono due notizie fantastiche, anche Sai e Kim che mancheranno il ritorno. Napoli si sta cavando la fossa da solo in questo momento però, perché Kim ha veramente protestato in maniera plateale. Esce Brian Diaz, forse il migliore in campo. Entra Rebic, che nelle ultime partite è stata una sciagura quando ha giocato. Speriamo che stasera possa rendersi utile anche lui. Speriamo che stasera possa rendersi utile anche lui. Bravo Teo. Stasera Teo anche difensivamente è stato perfetto, veramente. Teo anche lui quando è concentrato è forte sia davanti che dietro. Il campionato stanno spesso non è stato concentrato, ma quando è lì con la testa non ce n'è per nessuno. Maignan, il Napoli anche in 10, ha una grossa occasione con Di Lorenzo. Grande parata di Maignan, che toglie la palla dall'incrocio dei pali. Che parata di Maignan, è vero che il tiro era sul suo palo, ma era improvviso e da vicino. Grande parata. Ora angolo per il Napoli a respingere Maignan, ma il Napoli preme anche con un uomo in meno. Stiamo rischiando. Mamma mia ancora. Chi era? Olivera, entrato da poco. Va vicino anche lui al gol, questa volta la palla sopra la traversa. Ragazzi, però siamo un uomo in più, per favore, non facciamo cazzate adesso. Dovevamo essere noi quelli a mettere sotto pressione il Napoli. Invece il Napoli ha avuto due occasioni clamorose, ma veramente clamorose, per pareggiare la partita. Non è che c'è spazio, Leao? No, non tirare, Leao. Qua c'era spazio, c'era il giocatore sulla fascia liberissimo, non ho visto chi era, Leao, qua non c'era bisogno di far tutto da solo però. Oh! Non c'è rigore!
Stanley Makers è andato giù, a me sembrava fallo. L'arbitro ha detto niente. Boh. Ma sì, c'è un incrocio di gambe. Devo dire la verità, dalla diretta mi era sembrato più rigore, dal replay effettivamente ci sta di lasciar proseguire. Finisce qua la partita, finisce il primo round tra Milan e Napoli. Finisce con una vittoria del Milan. Devo dire la verità, il Napoli per quello che ha fatto almeno il pareggio lo meritava, ma siamo stati bravi a concretizzare una delle poche occasioni avute. Anche qualche rammarico per quella traversa di Kier e qualche altra occasione non sfruttata. Nel finale con l'uomo in più si poteva fare qualcosa di meglio, ma tutto rimandato al ritorno. Intanto ci andiamo con questo 1-0. Dai ragazzi, bravi.